When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Hearts will play, tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a guitarandella. When the stars make you drool, just like a pastifazool, that's amore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. That's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Vita Bella, Vita Bella. Hearts will play, tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a guitar bella. Lucky fella. Siamo nell'ambiente di Domenico, allevatore di bovini di Santa Marta Chiara Bella. Ti volevo chiedere, ma voi queste vacche le nutrite? E quante vacche sono? In totale quante vacche avete? 100. Sì.
quantità di latte nudo non è granché, ed è più di due giorni, tre giorni, il latte di diverse munte, come viene fatto questo caciocavallo? Per un caciocavallo prodotto viene fatto, si munge la mattina, dopo munge, non si manca di scaldare il latte, come si munge si viene a cogliere e poi si fa il caciocavallo. Questo è il vero caciocavallo. Il latte di ogni munte, di ogni mattina? Ogni mattina. Ma voi avete un problema per il conferimento del latte? No, veramente no, perché ogni mattina viene in caseificio Petruzzi, si prende dei contenitori d'acciaio sistemati e se lo porta a caseificio e fa il caseificio. Io non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce. Le operazioni di trasformazione sono numerose e complesse. Agitazione del latte, coagulazione con aggiunta di caglio, cottura della pasta, stufatura, taglio manuale della pasta, filatura manuale, formatura della pasta filata e rassodamento in acqua fredda. Le qualità del prodotto, oltre che all'esperienza del casale, dipende dalla passione che si ha verso questo tipo di lavoro, ricco di tante soddisfazioni, ma non semplice. L'operazione che stanno facendo, come si chiama? Filatura. Per farlo che cosa è necessario? È necessario che la pasta raggiunga un bianco ottimale intorno ai 5 metri di bianco. E poi passa l'acqua calda, la manualità e l'esperienza del casale. L'acqua calda che temperatura? 96 gradi. E quindi diciamo lavorare con le mani non è un lavoro molto facile. No, è difficilissimo. Però con l'esperienza soprattutto con la volontà si riesce. Il latte, chi ora lo andate a prendere? E quali sono le zone dove lo andate a prendere e quale tipo di latte è? Noi raccogliamo esclusivamente per il caciocavallo e il latte delle bovine motoriche. Lo raccogliamo alle 5 di mattina nell'Appennino sia lucano che campano, soprattutto nei momenti di queste zone montuose della Val d'Agri. E questo latte è quindi a dare caratteristiche straordinarie che rende proprio il caciocavallo ottimo. E quale caglio utilizzate? Utilizziamo il caglio in pasta di capello o di addiente. Ma affinché un caciocavallo sia venuto saporito, quanto deve stagionare? Deve stagionare circa 6-7 mesi. Solo di sincerità, di amore, di fiducia, poi sarà quel che sarà. La sala moia è l'anticamera di una buona stagionatura. Il locale dove avviene tale operazione è lo stesso della prima fase di stagionatura. Il prodotto viene immerso nelle vasche con adeguata concentrazione salina e per garantire le operazioni successive si predispone la legatura di due teste di caciocavallo che successivamente saranno appese a delle pertiche di legno. Il nome caciocavallo, infatti, prende il nome da cacio a cavallo di perche legno. La stagionatura vera e propria deve avvenire in un luogo idoneo, dove la freschezza è una delle prime prerogative.
Il nostro caseificio, infatti, è dotato di una cantina ove il caciocavallo trova il suo habitat naturale. Visitateci, il caseificio Peruzzi Andrea è in via Giardini 129, 85050, Paterno, Potenza, telefax 0975 34 10 81.